Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo. Proprio il ceppo che stavo cercando. Farò una bellissima marionetta. Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo. Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio. Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce. Ciao! Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire. Santo cielo! Questa marionetta è viva! Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia. D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio. Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata. Non puoi entrare se non paghi! Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola. Ma io ho dei soldi. Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone. Ehi, anche loro sono fatti di legno. Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente. Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco! Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito,
una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime. Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora? La fata recitò un incantesimo ed i soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola. La 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 la. Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio. Dove stai andando così felice, amico mio? Sto andando a comprare i quaderni per la scuola. Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi. Cosa dovrei fare? Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai. L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente. Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola. Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa. Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no! Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga. Ehi, che succede? Dove sono? Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo. Pinocchio! Pinocchio! Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore,
Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente. Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato! Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime. Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai. Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale, in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre. Papà, guardami! Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice. Incredibile, ma sei un bambino vero adesso! Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era.